governo, svegliati. Il governo italiano ha cancellato il mezzogiorno dalla sua agenda. Ed è evidente ormai, lo sanno tutti nel paese, dopo tanti anni di crisi, che si esce dalla crisi tutti assieme. O si parte dal mezzogiorno, da investimenti infrastrutturali, da un utilizzo coerente di quelle che sono le risorse europee, o l'Italia tutta non uscirà dalla crisi. Ma la riforma dei padronati non è un'esigenza soltanto dei padronati, è un'esigenza per il paese. Il governo ha preteso nell'ultima legge di stabilità di introdurre elementi che producessero questo effetto. Non si capisce perché lo stesso governo che ha prodotto queste norme di legge poi alla fine non riesce a realizzarle. Questo è grave perché ancora una volta la credibilità della politica italiana va a quel paese. Ieri al Ministero dello Sviluppo Economico Telecom ha dato la disponibilità a rivedere il processo di societalizzazione del caring. La Fistel CISL ha dato la propria disponibilità a continuare il confronto e a trovare soluzioni non traumatiche per i lavoratori. Purtroppo sulla gestione degli esuberi di Telecom c'è stata una divisione sindacale. La SLC si è dichiarata indisponibile al confronto e quindi il giorno 4 non sarà presente al tavolo ministeriale. La CISL, insieme all'UGL e alla UIL, è decisa a continuare il confronto con Telecom in sede ministeriale per trovare soluzioni non traumatiche per i 3.000 lavoratori in esubero in Telecom. Il Comune di Roma insiste con queste dichiarazioni del sindaco, anche del nuovo assessore, perché sembrano soltanto slogan e chiacchiere. Noi riteniamo che l'ATAC, questa azienda, debba essere risanata attraverso un progetto industriale, un piano industriale, che fra l'altro l'azienda ha presentato e dice che è ancora valido, e naturalmente con gli aggiustamenti che si fanno periodicamente sui piani industriali come in tutte le aziende. Bisogna avere una politica industriale, bisogna garantire il servizio nella qualità e nella quantità ai cittadini. Tutto questo va coniugato con la politica sindacale che deve garantire ad un'impresa la possibilità di essere efficiente. Questo è quello che stiamo facendo in ATAC con i nostri colleghi della FIT, ma anche delle altre sigle sindacali di Vigello UIL. Lavoriamo e facciamo accordi per fare in modo che ci sia più efficienza e più capacità di ADAC di centrare obiettivi di risanamento.